Ehi hey la gamers, benvenuti nuovamente sul mio canale, sono Andrea Loreti e oggi parleremo di un videogioco che sta facendo molto parlare di sé ultimamente. Questo videogioco, ragazzi, come avete potuto ben vedere dall'introduzione, ovvero dalla miniatura del video, è Far Cry 5, ovvero Far Cry 5, l'ultima fatica di mamma Ubisoft. Bene, adesso in questo video analizzeremo i pro e i contro di questo gioco per capire meglio se questo titolo è un titolo sì o un titolo no. Quindi, ragazzi, restate con me, dopo la sigla partiamo subito! Dimenticate tutto quello che avete visto, dimenticatevi del Kirat, dimenticatevi delle isole tropicali, dimenticatevi dell'età della pietra e della savana, perché con Far Cry 5 sbarchiamo direttamente in America, precisamente al confine con il Canada, in Montana, nella regione fittizia di Hope County. Un'allegra regione dove gli abitanti vivono all'insegna dell'agricoltura, della caccia, della pesca e della vita di montagna. Una vita idilliaca, insomma, soltanto che un bel giorno un pastore di nome Joseph Seed arriva in città e proclama di essere la voce di Dio in terra, dicendo che Dio gli ha parlato e che presto sarebbe arrivato un collasso che avrebbe portato direttamente tutte le persone, il mondo intero, di nuovo all'età della pietra. Per adempiere alla sua missione divina, Joseph Seed ha fondato un culto chiamato Eden's Gate, il cui unico scopo è guidare la gente alla salvezza. Ma in verità Joseph Seed è un radicalista e Eden's Gate non è altro che un suo culto militaristico del giorno del giudizio. Eden's Gate ha usato sia la violenza che la coercizione per convertire con forza la gente di Hope County alla sua causa, deportandoli, obbligandoli ad assumere droghe per poter essere così, come dice lui, salvi e pronti al giorno del giudizio. Ed è qui che entriamo in gioco noi. A discapito degli altri Far Cry, il nostro personaggio principale non ha una identità vera e propria. Avremo la possibilità di crearlo da zero sin dai primi momenti della partita, decidendone i tratti facciali, il sesso e l'abbigliamento. Gli altri personaggi si rivolgeranno a noi con i nomignoli come Rook, Vice o Novellino. E noi avremo la particolarità che non parleremo per niente durante tutto il corso della campagna in singolo giocatore, cosa che mi ha fatto storgere non poco il naso, perché se il nostro personaggio fosse stato caratterizzato la metà di quanto sono stati caratterizzati i personaggi secondari, ma soprattutto i cattivi della situazione, ovvero la famiglia Seed, sarebbe venuto fuori qualcosa di veramente ma veramente memorabile. E parlando appunto della famiglia Seed, ci tengo a precisare come siano stati scritti divinamente i personaggi di Joseph, Jacob, Faith e John. Dei personaggi veramente assurdi che ti catturano letteralmente con le loro parole man mano che prosegui durante l'avventura, regalandoti momenti di vera, vera emozione durante tutta la partita in Far Cry 5. Spesso infatti la famiglia Seed cercherà di mettersi in contatto con te durante l'avventura, cercando di inculcarti il loro credo e mettendo in discussione tutto il tuo operato fatto fino adesso. E ragazzi, non vi nego che arrivati a un certo punto di trama, le loro parole non possono altro che entrarti nella testa e ti fanno chiedere letteralmente domande su come sta andando la tua esperienza videoludica, nel senso, sto agendo per il bene o per il male? Per quanto riguarda il lato del gameplay, Far Cry 5 è un classico Far Cry. Possiamo andare allo scazzo direttamente per la grande mappa open world, seminare morte e distruzione, o possiamo anche decidere di affrontare le missioni con una varietà sorprendente di alternative. Possiamo affrontarle in maniera stealth, in maniera Rambo, o una particolarità di questo nuovo capitolo è infatti la modalità roster, ovvero possiamo mandare altre persone a fare le missioni per conto nostro, ovvero noi ce ne stiamo semplicemente in un angolino e lasciamo che i personaggi secondari facciano il resto. La modalità roster infatti è stata creata per chi non ha la possibilità di affrontare il gioco in maniera cooperativa, ovvero noi possiamo assoldare dei mercenari o i personaggi secondari della campagna per far sì che loro possano venire con noi durante le missioni e fare il lavoro sporco con noi o al posto nostro. Una cosa che ho particolarmente apprezzato di Far Cry 5 è la quasi totalità di assenza delle minimappe dell'HUD su schermo, ovvero, mi spiego meglio, per aiutare e incentivare l'esplorazione e l'immersività, Ubisoft ha limitato al minimo qualsiasi interferenza di interfaccia all'interno dello schermo del giocatore. Quindi se noi vogliamo orientarci all'interno della contea di Hope County, dobbiamo semplicemente andare sul menu di pausa, esplorare la mappa circostante e decidere dove vogliamo andare. Come arrivare in queste destinazioni sta a noi deciderlo, possiamo arrivarci via terra, via aria, via acqua. Insomma, come in tutti gli altri Far Cry, sono presenti, come avete ben capito, i veicoli.
E rispetto agli altri Far Cry, il sistema di guida è stato nettamente migliorato. Ma comunque, ragazzi, dai, stiamo parlando di un gioco Ubisoft e di un videogioco open world in generale, quindi è tutto oro quel che luccica. Ci sono dei bug, ci sono delle cose che hanno impedito il sereno proseguimento dell'esperienza videoludica di Far Cry 5? Sì, ma niente di così eclatante, niente che possa aver rotto il gioco o rovinato l'esperienza di gioco. I bug, purtroppo, in un sistema open world del genere sono presenti in Far Cry 5 come sono presenti in tantissimi altri giochi, ma come ho detto prima, niente che possa compromettere all'estremo l'esperienza di gioco che si ha su Far Cry 5. Per quanto riguarda il comparto grafico, il gioco, essendo 4K nativo, riesce a dare il meglio di sé su televisori che supportano questa funzionalità e soprattutto su console che riescono a supportare tale funzionalità. Io personalmente l'ho giocato su Xbox One X e devo dire che l'impatto grafico, ragazzi, è veramente, veramente, veramente impressionante. Ci sono dei momenti in cui i giochi di luce, la profondità di campo, ma soprattutto, ragazzi, i giochi di luce ti mettono in condizione di dire: cavolo, non riesco a vedere così lontano perché c'è il sole in faccia, quindi fatemi mettere un attimo gli occhiali da sole. No, va bene, scherzi a parte. Non è stato così, ma comunque il realismo e la vitalità e l'interazione con l'ambiente che si ha in tutta Hope County è veramente qualcosa di spettacolare. Hope County è viva e pronta per essere esplorata. Come farlo sta appunto al giocatore. Un'esperienza visiva, un'esperienza onirica che si può affrontare anche durante le missioni degli Araldi della Setta Seed, che ci regaleranno momenti cinematografici, momenti registici veramente sorprendenti. Ci regaleranno momenti indimenticabili all'interno della nostra esperienza di Far Cry 5. Per quanto riguarda il discorso multigiocatore precedentemente iniziato, vorrei soffermarmi un attimino su di esso. Ci tenevo a specificare che il gioco è possibile affrontarlo in modalità cooperativa, sia la trama principale sia la modalità Far Cry 3, una vera e propria nuova aggiunta al gioco che ci permette di affrontare insieme ad altri giocatori missioni secondarie create dagli utenti stessi e poter avanzare di livello così per poter potenziare il nostro personaggio tramite la modalità tratti. Bene ragazzi, questo era un video velocissimo di recensione di Far Cry 5, spero che possa esservi stato d'aiuto in qualche modo per decidere se comprare o esperienziare il gioco o meno. Ovviamente non è un gioco perfetto, ma è molto 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 bello. Non è un gioco perfetto perché comunque risente dei difetti dell'open world, ci sono missioni ripetitive, missioni classiche che possono essere definite riempitive, ci sono dei problemi per quanto riguarda l'intelligenza artificiale e di alcuni personaggi, ci sono anche i bug, ma non è niente di compromettente, come detto prima. Sono cose che purtroppo sono presenti all'interno dei videogiochi di vasta scala, di grande scala come questo, e che comunque, diciamo, dai, vediamola in maniera positiva, cioè in maniera, mettiamoci a ridere su, ne fanno ormai parte, però niente di compromettente. Ciò nonostante, il gioco è veramente veramente elettrizzante, qualcosa che ti sa trascinare, qualcosa che ti sa prendere fino all'ultimo minuto. Io ci ho fatto sulle 40 ore di gioco e non mi sono annoiato un secondo. Sono andato avanti con la trama, ho voluto scoprire tutti i pezzi mancanti, i tasselli della storia per poter vedere appieno la storia nel suo 100%, nella sua totalità, e ne sono stato letteralmente catturato. Una cosa che non succedeva, ragazzi, dai tempi di Far Cry 3, considerato appunto il migliore della serie. Qualcosa, secondo me, che appunto Far Cry 5 può essere messo quasi a pari merito con Far Cry 3. Quindi diciamo che il giudizio complessivo è molto positivo. Io sento di consigliarvi questo gioco, o quantomeno di dargli una prova, perché sicuramente non sarà all'inizio, ma con lo scorrere del gioco verrete sempre, sempre, sempre di più catturati all'interno della vicenda. E vi farete, credetemi, sempre, sempre, sempre più domande se state agendo per il buono o per il cattivo. Quindi questo era Far Cry 5. Cosa ne pensate al riguardo, ragazzi? Ci avete giocato? Ci state giocando? Fatemelo sapere nei commenti. E se il video vi è piaciuto, lasciate un bel pollice all'insù ed iscrivetevi al canale per novità in arrivo. Ragazzi, un saluto, alla prossima!